Ciao ragazzi, bentornati in The Sims 4. Siamo tornati nel gameplay dalla nostra Jenna e oggi andiamo a lavoro con lei. Sapete che fa la redattrice di interni. L'altra volta avevo scelto l'arredamento di un piano intero, ma pensandoci forse è un pochino troppo, quindi ho cambiato e ho fatto ristrutturazione di un soggiorno epica. E quindi niente, oggi ristrutturiamo il soggiorno e parliamo con gli Scott. Devo dire che io in questa casa non c'ero mai stata, ma è super bella. Devo dire che si vede lo zampino dei Game Changers, perché se non sbaglio hanno contribuito alla costruzione di queste case. Ora, se non sbaglio, così avevo sentito dire. Quindi parliamo con loro, speriamo non me lo facciano, cioè non mi scelgano uno stile di arredamento troppo strano, perché questo, cioè, mi piace così com'è, ma magari qualcosa che è uscito col pacchetto per gli animali, insomma, vediamo. Offri aiuto per commissioni, discuti. Dovrebbe esserci anche il marito di questa qua, da qualche parte. Eccolo qua, salve, salve. Chiediamo anche a lui. Come volete l'arredamento, mi dica. Presentazione rispettosa, perché è una persona educata, la nostra Jenna. Allora, mi dica, vuole un letto enorme in soggiorno, per caso? No? Strano. Scelga il colore. Vediamo un po' cosa vogliono. Allora, gradisce la forma fisica, che non c'entra niente per il soggiorno, ma vabbè. Parla, discuti dei motivi, facciamo. Poi, discuti delle ultime tendenze, per carità, non sceglietemi cose troppo strane. Proponi idee audaci per la ristrutturazione domestica, direi di sì. Scegliete qualcosa di... qua c'è qualcosa. Gradisci la mixologia, dai, ci sta quello. Gradisci la comicità, insomma, non è che il soggiorno sia proprio così grande alla fine, ma comunque. Vediamo, togliamo tutto noi, togliamo tutto. Ah, allora il rosso e i videogiochi, quindi manda via il cliente e mandiamo via tutti. Pussate via, grazie, pussate via, via. Via. Sì, mandiamo via, via, pussa via. Tra l'altro lei è super a disagio perché lei sarebbe adrenalinica, ma è ferma da un po'. Ok, facciamo le foto del prima. Forza, Jenna. Devi accontentarli per forza, anche se potevamo proporre anche uno stile diverso, ma qui non ci hanno detto niente, quindi in qualche modo probabilmente ce la caveremo, perché possiamo scegliere uno stile abbastanza libero. L'unica cosa che secondo me stona è le cose per la forma fisica, ma magari tipo un sacco da box, così non lo so, ci inventiamo qualcosa. E poi sì, facciamo due rimanenti di foto, magari così e basta. Tanto è piccolo sto posto, che foto faccio? Dai. Poverina, è stanchissima. Devo guadagnare? No. No, decisamente no, piuttosto vai in bagno. Ah, ecco qua il water. Usa. E iniziamo a arredare. Può anche farsi un bagno comunque, pensandoci. Fai il bagno con la schiuma? Sì, approfittiamone. Tanto non ci sono i proprietari, che se ne importa. E iniziamo. Allora, io quasi quasi, quasi, intanto tolgo tutto. E poi metto l'arredamento. O del mio primo animale, oppure sto pensando potrebbe starci bene anche quello di stagioni, o anche quello, anzi forse meglio, vediamo un attimo, peck, cani e gatti, no, il mio primo animale, ragazzi, volevo dire cani e gatti, mi sono sbagliata. Oppure, vita dai genitori.
Va bene, ragazzi, c'è tutto. Io direi che sì, potrebbe andare bene così. Anche se non sono proprio contenta. Non sono proprio contenta perché no. No, ma anche lo spazio era quel che era, sicuramente potevo sfruttarlo meglio, ma si vede che oggi non sono troppo ispirata. Andrà meglio la prossima ristrutturazione, ma intanto c'è tutto e bisogna vedere cosa diranno i clienti. Però questo è troppo attaccato alla porta, quindi lo stacchiamo un po', se no non passano più. Magari facciamo così, ma sì che ci passano. Questo l'ho tenuto, questo quadro, ho tenuto anche questa luce. Sì, io direi che più o meno, non benissimo, ma ok. Il divanetto non ci stava, quindi ho messo solo questa poltroncina, diciamo così, ma va bene così. Le foto del dopo. Ah, intanto lei si fa il bagno, giustamente. Oh, che relax. Direi che sicuramente ho velocizzato, ragazzi. Sicuramente qua ho velocizzato un pochino. Possiamo magari completare finendo gli incarichi dell'altra volta che non li avevo finiti. Prendi un pesce al lago Old New Hanford. Curioso nel negozio di alimentari o giardinaggio di Finwick. Chiedi al Sim Corriere alimentare dei suoi sogni. Magari questo, vabbè, lo faccio per conto mio, non mi sembra niente di che. Però magari il pesce al lago lo andiamo a pescare insieme. Carini gli incarichi, tanto per fare qualcosa ogni tanto di nuovo. Vabbè, lei se ne sta approfittando bellamente, tanto non ci sono, non mi possono dire niente. Gli ho fatto anche un lavoro appena sufficiente a dir tanto, ma tanto non ci capiscono niente loro di arredamento, quindi che mi importa. Sicuramente diranno che è bellissimo. Vediamo se questi ignorantoni si innamorano di questo spazio creato in modo approssimativo. Allora, beh, la TV c'è però, ragazzi, la TV c'è. Quindi, cosa vogliono di più nella vita? Un amaro lucano? Sì, pronto, ho accatastato due o tre cose qua e là. Volete venire a vedere? Sono bellissime, sapete? Proprio belle. Nulla di meglio proprio. Rivela l'istruzione al cliente. Entrate, venite a vedere che bellezza. Venite a vedere, chiudete gli occhi e teneteli chiusi. Guardate prima, guardate dopo. Meglio di così. Ragazzi, che brutto! Però vabbè, insomma, era meglio prima. Sì, veramente era meglio prima. Però dicono che chi si accontenta gode. E speriamo che si accontentino. Speriamo veramente. Però loro sembrano contenti per ora. Ho visto lei che ha fatto una faccia soddisfatta. Vediamo se possiamo fare guarda qua. Ecco, dai un'occhiata. Dai un'occhiata. Meno male che i sim non hanno senso del gusto reale, perché sennò sarebbe la fine. Sarebbe veramente la fine. Dai un'occhiata. Cosa c'è qua? Assumi un comico, no. Ce ne sarebbe bisogno per scherzarci su. E invece, in realtà sono contenti. Cioè questi sono contenti. Davvero tante informazioni. Vediamo un po'. È pronta a parlare. Chiedi il verdetto finale. Anche lui, credo. Ma mi abbraccia addirittura. L'accidenti. Però. Che bello! Grazie! È bellissimo! Ecco, lei sicuramente ha apprezzato. E lui? Chiedi il verdetto finale. C'era anche il volpino. Ma è bellissimo, mai visto niente di meglio. Meno male che è piaciuto. Vai a casa, scappiamo subito prima che cambino idea. Eccoci qua, però pensandoci. Allora, facciamo tutto. Chiediamo al Sim Corriere alimentare dei suoi sogni. Consegna di alimenti.
Forza. Non ordino molto perché avevo appena ordinato. Quindi facciamo questo. Alta cucina volume 2, dai. Sì. Avevo ordinato da poco, quindi gli alimenti lascio stare. Qui è tutto annaffiato, tutto bene. Ho già dato la pappa. I pulcini sono cresciuti, ormai sono tutti polli grandi. Felicità bassa, igiene bassa. Bisognerebbe pulire la mucca. Vediamo un po'. Pulisci mucca maculata. Forza. Prima che arrivi il corriere. Qua. Eccolo qui. Salve. Salve. Accetta la consegna. Tanto ci aspetterà? Non ci aspetterà? Vediamo. Andiamo. Buongiorno, buongiorno. Facciamo conoscenza. Bravo che mi porti gli alimenti. Comunque super carina sta cosa del sacchetto così. E chiediamo dei suoi sogni. Presentazione allegra. Per adesso i sogni non mi compaiono. Però magari facendo un po' di aromanzia, adesso non ricordo. No, 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 ma cosa te ne vai? No, 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 resta qui. Maledizione, resta qui. No, no, ragazzo, ragazzo, ho capito che questo lo faccio io, ragazzi, per conto mio, perché qui non posso chiedergli niente. Io avevo selezionato tutto, però no. Vabbè, lo faccio per conto mio, dai, non è così importante, ma, adesso che l'ha conosciuto meglio, potremmo anche invitarlo. Ah, però è un adolescente, ma lo facciamo crescere nel caso. Per la nostra Jenna, che ne dite? Vedremo. Intanto tu pulisci qua. Andiamo a pescare, ragazzi. Poi la puntata magari la chiudiamo. Io finisco per conto mio le ultime commissioni e la prossima volta andiamo ad un altro evento, ad un'altra fiera. Così vediamo un pochino tutto. E siamo arrivati. Dobbiamo andare a pescare in questa zona. In questa zona qua. Vediamo. Al lago. Quindi qui al laghetto. Sì. Esamina l'acqua, facciamo e vai a pesca. Così si rilassa dopo una dura giornata di lavoro in cui ha fatto poco niente, vero? Guarda che stanchi, cioè, che fatica ad aver arredato male una stanza, che fatica. E devo dire, questa zona, ragazzi, è veramente oddio, è bellissima. Vediamo cosa viene su da portare alla signora. Adesso la parte più complicata sarà parlare col tipo degli alimentari perché scappa. Ma dovrei poterlo chiamare, penso che valga lo stesso. Cioè chiamarlo normalmente, ecco. Prendi un pesce. Oh, ci siamo. Cosa abbiamo preso però? Non ho visto, ragazzi. Sono tremenda, ho velocizzato e non ho visto. Eccolo qua. Ho preso il guppy gommoso. Carino. Insomma, non è un gran pesce da pescare, però insomma ci si accontenta. Adesso lei scappa e dice basta. Pescare è troppa fatica. Mi metto a dormire. Buonanotte e penso che la ragazzi la manderò a dormire. Noi ci vedremo in un prossimo episodio. Alla prossima. Ciao!